E buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare un po' con voi, ma soprattutto con voi colleghi che avete appena fatto il concorso SSM con me, oppure comunque un collega del quinto, sesto anno, che quindi ha una visione un po' più completa di quella che è la specializzazione e quello che sarà il futuro. Per tale motivo però ragazzi, come sempre, vi invito a sostenere il mio canale lasciando un bel like, un commento qua sotto dicendomi che specializzazione vorreste voi intraprendere, così per curiosità, non è per nessun fine strano, e iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, attivando la campanella, che è molto molto importante. Qualche giorno fa sul mio Instagram ho pubblicato un post dove vi raccontavo quelle che erano le mie perplessità, i miei dubbi al momento su quello che è il concorso di specialità, o meglio su quale specializzazione prendere, ed è un continuo dentro di me dubbi che ovviamente possiamo avere tutto lo stress di questo mondo, che è ovviamente confrontato a quello che era il concorso. Ovviamente non è uno stress, è una passeggiata di salute, però comunque è uno stress perché, come dicevo, adesso andrò a scegliere il mio futuro, andrò a molto probabilmente a definire, a tracciare, non dico indelebilmente, ma comunque prenderò una strada che definirà ancora di più il mio futuro. Se prima, durante gli anni di medicina, scegliere una scuola di specializzazione, un internato, comprometteva relativamente poco quello che poteva essere il tuo futuro, soprattutto perché adesso col concorso nazionale, col fatto che non vale più l'ambito in cui si è fatta la laurea, sostanzialmente non andavi a compromettere, perché tutto è ribaltabile, c'è chi era ortopedico e è andato a fare cardiologia e viceversa, quindi non compromette assolutamente nulla in termini di futuro. Ma adesso la scelta si fa più ardua, perché vi espongo un po' la mia situazione. Come sapete, io posso prendere, probabilmente riuscirò a prendere qualche borsa di ginecologia, ho praticamente coperto tutta Italia con ortopedia, e voi sapete bene che io sono stato interno per tanti anni in ortopedia, conosco molto molto bene l'ortopedia in termini di quello che ho fatto al campus, perché ovviamente non mi reputo un ortopedico, se no non c'era bisogno della specializzazione, però quelle cose che ho fatto al campus mi fanno pensare che potrei essere un bravo ortopedico. Analogamente in ginecologia non ho fatto nulla, perché non mi sono mai voluto internare in ginecologia al campus, semplicemente perché la chirurgia oncologica, che è quella che fanno prettamente al campus, non mi è mai piaciuta più di tanto, e quindi ne sono sempre stato un po' alla larga. Fossi stato probabilmente in un'altra struttura, chissà che non mi sarei internato in ginecologia ai tempi che furono, durante i 6 anni di medicina. Ma detta questa piccola premessa, la mia domanda e il dubbio che mi pongo in questo periodo è: sempre si parla per ipotesi, perché io non so realmente cosa potrò prendere e cosa non potrò prendere, perché non ho un punteggio di 150 e quindi prendi tutto quello che ti pare a te, ma comunque devi scendere un pro a compromessi. Voglio sentire il vostro parere nei commenti, quindi fatemi sapere nei commenti il vostro parere su queste valutazioni che io sto facendo e che vorrei un attimo confrontarmi con voi. Premesso che a me non interessa più di tanto la città dove andare a fare la scuola di specializzazione, però un minimo mi interessa, perché con tutto il rispetto per le persone che mi seguono dalla Sardegna, io in Sardegna non ci andrei mai a vivere, non perché la Sardegna è brutta, ma perché sono fuori dal mondo, oggettivamente è un dato di fatto. Io mi faccio problemi per Roma, perché sono un casino Roma, figuriamoci in Sardegna, dove per poter venire in Italia devi prendere un traghetto, un aereo, quello che è. Quindi sicuramente, ma sia per ginecologia che per ortopedia, ho scartato questa ipotesi. Fatta questa premessa iniziale, mi sono sentito con tanti colleghi specializzandi, e ovviamente ognuno ha la propria teoria. Facendo un'ulteriore premessa, ovvero che la scuola di specializzazione, dove la fai, la fai, ti fanno così, chi più chi meno, ma è sempre così, soprattutto sulle chirurgiche. Forse le cliniche hanno un po' più di tranquillità, nel senso che forse verso le 5, le 6 escono dall'ospedale, le chirurgiche è sempre là buttati, si è, questo non lo metto in dubbio. Però la domanda che vi pongo: potendo scegliere, indipendentemente da come si chiama la scuola di specializzazione, da quella che è la scuola di specializzazione, voi cosa scegliereste? Scegliereste un top centro d'Italia, che può essere Bologna per ginecologia o per ortopedia, Milano anche qui per ginecologia o per ortopedia, quindi dei centri top con delle città molto belle da vivere, dei centri però dove si dice, quindi se c'è qualche specializzando mi può anche confermare in generale se è vero questa cosa qua, che i centri top ti fanno lavorare poco in sala operatoria, ti fanno fare tanta ricerca, tante scartoffie, è un po' un ambiente particolare, e quindi
hai il pro di essere in una bella città, hai il pro di uscire da un centro che teoricamente è un centro di altissimo livello, quindi potresti diventare l'eccellenza per quella determinata cosa, perché se giustamente vieni da un centro che fanno per esempio ricostruzione del legamento crociato oppure laparoscopia ad altissimo livello, potresti diventare un medico molto molto bravo in quella branca là, fermo restando che poi non si sa realmente quanto tu possa imparare se non ti fanno operare, e quindi ti fanno operare come secondo, terzo operatore, quanto riesci ad imparare, però teoricamente essere veramente un top top, magari imparare delle tecniche innovative all'avanguardia, oppure andare a scegliere un centro di minor rilievo da questo punto di vista, più piccolino, come potrebbe essere, non so, faccio un esempio, Ferrara, sia per ginecologia che per ortopedia, quindi comunque delle belle cittadine che poi possono piacere o non piacere, però oggettivamente sono posti abbastanza tranquilli, carini, delle belle cittadine, almeno da quello che ho potuto vedere io. Un centro che probabilmente non sarà all'avanguardia per le ultime cose ultra mega tecnologiche, probabilmente non diventerai un'eccellenza sulla carta, perché sempre sulla carta si parla, diventerai un'eccellenza in una determinata branca, però magari ti insegnano bene il mestiere, nel senso che essendo pochi gli strutturati vi fanno lavorare, vi fanno operare magari anche come primo operatore al terzo anno, per dire, come primo operatore, e quindi avete l'opportunità di imparare concretamente il mestiere, non solo sulla carta teoricamente, vivendo comunque in una buona cittadina, oppure magari scegliere un centro che sapete vi può formare molto molto bene, però sostanzialmente non sapete, non vi convince più di tanto la città per tanti motivi, perché magari è del sud, io sono del sud, quindi non è che sono razzista nei confronti del sud, ragazzi, però so come funziona il sud e non mi piace, ma per come sono fatto io, magari sono delle bellissime regioni, bellissime da vivere, quindi ovviamente non è che offendo né i miei calabresi né i siciliani e tutto il resto, però detto molto sinceramente io non accetterei Catanzaro, per farvi un esempio, perché non mi piace, devo essere onesto e sincero, preferisco altri tipi di città, ma proprio per una questione mia, e quindi magari accettare un posto che vi garantisce una buona preparazione, soprattutto in ambito, un ambito più specifico, però che poi non vi convince come città? Non lo so, il mio dubbio è proprio questo, perché sempre per ipotesi, perché non abbiamo la graduatoria alle mani, perché non abbiamo, non sappiamo, io non so dove, cosa posso mettere, mi baso soltanto sui punteggi dell'anno scorso, però indipendentemente da quella che è la specialistica, ma è meglio uscire da un top centro che poi sulla carta ti fa essere bravo, o da un centro più piccolo che sei sicuro che magari non sarai un'eccellenza di un qualcosa, ma il tuo lavoro lo sai fare veramente bene? Perché questo è il dubbio che mi attanaglia a me. E poi, all'atto pratico, quanta differenza c'è tra questi tipi di centri? Io sinceramente sono tante notizie che non riesco a capire, non so, guardo i video di qua, sento un po' sul sito dell'AIMS che ci sono tutte quelle recensioni, ma all'atto pratico non si capisce bene come funziona, perché ognuno ha la sua teoria, e vorrei un attimo confrontarmi con voi qua sotto nei commenti. Io vi dico la mia personale opinione. Io, come ho sempre detto e ho sempre ribadito, non voglio fare il campus ortopedia, indipendentemente dalla questione punteggio, non voglio fare il campus ortopedia perché ho visto come lavorano e li massacrano gli specializzanti del campus. Escono preparati, ma a un costo personale molto molto elevato, fermo restando che comunque in tutte le specializzazioni ti fanno così, però il campus in un modo molto particolare, perché ho visto gli specializzanti dalle 7 alle 10 di sera, ragazzi, era una cosa distruttiva. Però la possibilità magari di andarmi a fare ortopedia a Rizzoli mi alletta, però so che il campus 2 è la vendetta, cioè sempre lo stesso ritmo, lo stesso gioco, quindi mi alletta l'idea di potermi specializzare a Rizzoli, cioè direi mi sono laureata al campus, mi specializzo a Rizzoli, sarebbe un completamento del percorso di studi di sicuramente altissimo livello. Proprio mi penso, per come sono fatto io, quel tipo di luogo vale la pena? Quel tipo di posto di lavoro, con quello stress, quell'ansia, sarò disposto a sopportarlo? Allora perché magari non scegliere un centro un po' più piccolo? Comunque si parla di centri di livello, non è che stiamo andando in Africa sudorientale che non operi, non sanno fare una protesi di ginocchio, una cosa varia, ma parliamo comunque di centri che lavorano e lavorano bene, che magari ti danno meno pressione, ti insegnano molto bene, perché sono convinto che i centri un po' più piccoli ti insegnano meglio
a fare il tuo mestiere. Poi non c'è l'eccellenza, ma ti insegnano un po' meglio vivere con meno pressione e meno stress. Voi cosa fareste? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, per avermi dedicato questi 10 minuti ad ascoltare un Peppe che si confessa un po' con voi, ma sono convinto che molti colleghi hanno lo stesso dubbio, perché io per fortuna ho l'opportunità di poter scegliere tra due branche che per me sono allo stesso livello. Ci sono persone che per loro esiste solo cardiologia, solo ginecologia, e quindi si accettano tutto. Ci sono altre persone che come me possono scegliere tra due cose di pari livello per se stessi, però ovviamente che magari sono in centri diversi. E anche ovviamente all'interno di ortopedia io posso prendere un centro di eccellenza, ma anche un teoricamente, ma anche un centro un po' più quindi vorrei un attimo capire voi che ragionamenti state facendo, cosa state scegliendo, come scegliete. Certo, se avete fatto 140 non guardate questo video, perché è normale che andate, però anche voi che avete fatto 140 potreste avere qualche piccolo dubbio. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, come sempre vi invito a lasciare un bel like, un commento qua sotto, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo in un prossimo video che non lo so su cosa argomento, anzi fatemi sapere che cosa volete.